Per stare dentro il budget, ovviamente uno quando ha un budget a disposizione può decidere di spendere tutto e non avere più niente al 2030, questo calcolo è fatto con la spesa lineare, cioè in modo da spendere lo stesso budget in una stessa percentuale ogni decennio, perché se noi abbassiamo troppo poco al 2020 è chiaro che poi avremo meno da spendere nei decenni successivi. Però adottando il meno 30%, evidentemente anche l'Unione Europea ha fatto i calcoli su questo budget, diciamo ci stiamo dentro. Il calcolo è stato fatto per i 6 grandi emettitori, che però riguardano il 70% delle emissioni mondiali, quindi cosa viene fuori? Che se si applica il 30% dell'Unione Europea al 2020, il budget da noi calcolato al 2020 è 23 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti, e la Cina dovrebbe ridurre almeno del 2%, e quindi il suo modello 42-45 come intensità carbonica del PIL non è assolutamente sufficiente, perché la Cina al 2020 realizza più che un raddoppio del PIL, quindi adesso bisogna vedere quanto supera il 100%, ma è evidente che se riduci l'intensità del 42-45 e raddoppi, hai come effetto un aumento, non una riduzione. E la Cina va portata a una riduzione, so che anche l'Europa chiede questo, anche piccola, ma deve essere una riduzione, anche piccola, nel budget ci starebbe. Mettendo il calcolo della Russia che ha detto 25% e anche del Giappone che ha detto 25%, ma noi proponiamo il 30% come la posizione europea, resta l'India che può aumentare del 60% le emissioni. Non è un insulto l'aumento del 60% delle emissioni dell'India, ma dà un'idea del possibile aumento dei paesi veramente poveri. Perché col 60% le emissioni pro capite dell'India passano da 1,2 a 1,4, perché la popolazione dell'India aumenterà. Quindi stiamo attenti che non è, possono in questo aumento c'è la possibilità di elettrificazione. Ci sono dei calcoli fatti che ti consentono di quel margine non punitivo e quindi una trattativa diciamo anche abbastanza equa. E i pro capite li vedete nella colonna laterale, resta sempre una differenza, il pro capite mondiale scenderà a 3, quello dei top 6 sarà di 4, gli Stati Uniti restano sempre un po' più alti, ma comunque è un quadro di riferimento ragionevole. Come vedete le emissioni, questo è l'andamento delle emissioni e questo invece è l'andamento delle emissioni pro capite. È chiaro che quando si andrà verso una riduzione dell'80%, il termine delle emissioni pro capite diventerà un riferimento abbastanza obbligatorio, penso io. Cioè, che quale quota di budget avremo a disposizione ciascuno di noi. Sarà un po' più complicato dire teniamo conto delle emissioni storiche, tutte cose giuste, ma la tendenza penso che sarà quella lì e dovremo realizzare un avvicinamento. E in conclusione, noi abbiamo quindi dei termini per valutare gli esiti numerici di Copenaghen con due cautele. E la prima è di non trascurare l'importanza di un accordo politico su un impegno di riduzione vincolante, anche a prescindere dai numeri. Condizione che non c'era né alla vigilia né all'indomani di Kyoto. Il quadro politico internazionale di Copenaghen è nettamente diverso e migliore, non vorrei che si trascurasse questa carta, perché vuol dire disponibilità ad accordi di cooperazione, indirizzi di politiche industriali, di politiche energetiche, cioè non è solo un problema di trattato, ma di come l'economia mondiale in seguito a un'intesa che si va delineando, potrebbe essere trasformata ed è sulla strada della trasformazione. Katia dava una serie di esempi di impegni cinesi, di impegni di paesi in via di sviluppo, possiamo mettere anche il Brasile oppure il Giappone, molti paesi. Quindi c'è un processo in atto che non è rispecchiato solo da un trattato e l'Italia commetterebbe un gravissimo errore
a non puntare ad essere parte di testa di questo processo in atto di nuova rivoluzione industriale, di economia degli anni del XXI secolo, a basso contenuto di carbonio, ad alta efficienza. Quindi è aperta una sfida. Dispiace un po' che prima ancora che tecnologicamente, perché tecnologicamente l'Italia non è malmessa, perché se andate a vedere la capacità degli operatori industriali, siamo bravi, siamo presenti in molti settori, alcune testimonianze le abbiamo qui. Notiamo invece un ritardo della politica, proprio un ritardo culturale. Non si riesce ancora a cogliere che questa è la grande sfida del XXI secolo. Se si può parlare di sviluppo, di futuro dell'economia, è diciamo accogliere questa sfida e gestirla in avanti. In questo è infatti la discussione, le domande anche prima che abbiamo avuto da alcuni giornalisti, è più sui costi, ma ce la facciamo, non ce la facciamo. È una sfida. Tenete presente una cosa, che quando fu inventata l'automobile, della quale oggi non ho grande simpatia, ma quando fu inventata l'automobile, l'automobile la si riteneva non competitiva con la carrozza a cavalli. E effettivamente non lo era, perché veniva utilizzata solo nei parchi dei nobili. La carrozza a cavalli aveva le strade, poteva andare dappertutto, i cavalli mangiavano dappertutto, l'auto non aveva i distributori. Quindi diceva: bravi sti nobili che hanno fatto queste auto che circolano nei loro parchi e basta. Cioè, andate un po' diversamente. Ecco, stiamo attenti a non scommettere ancora sulle carrozze a cavalli, con tutta la simpatia che ho per i cavalli. Bravo.